Paolo Silva, questa la dice tutta sulla difficoltà che ha oggi in attacco Paolo Silva, abituato a molte più realizzazioni. Turković. Sporcic. Turković. Ha provato Pirker dall'angolo, Pirker resta, non ha preso la porta. Sempre 13-13, di nuovo opportunità per il Bressano di tornare in vantaggio. Adesso è stato un cambio in difesa con Obrist che ha preso il posto di Gaeta. Non si è mai fermata la passione dei padroni di casa, dei tifosi che stanno incitando sempre, bravo la propria Dallago. Squadra qui Dallago che trova la rete, insomma anche in un orario sicuramente insolito, ma sono arrivati insieme anche poi ai tifosi del Bolzano a tifare per la propria squadra. Vantaggio dunque 14 Bressano, 13 Bolzano, che è in attacco. Turković. Giongo ruba palla in maniera fallosa. Fallo c'era. Ha provato una girare su se stesso Gaeta, eccolo qua, è stato braccato da Giongo, anche perché Gaeta era andato dentro. Turković, poi Gaeta. Lo vedo, evidentemente è stato spronato da Fusina. Gaeta molto più vivace nel secondo tempo. Cercare più iniziativa. Turković, Sporcic, Turković dentro per Innerebner, palla del Bolzano, Innerebner per Radovcic, sotto sì. Le gambe. Molto bravo Innerebner a sorprendere Di Maggio che ingenuamente metteva la pesce. 14-14, ma lì con un giocatore come Radovcic non deve assolutamente. Però attraverso questo replay che ci ha dato la nostra Francesca Portinari, abbiamo visto come Opalic si arrabbiava, però mentre lui si arrabbiava Bolzano è partito. Sì, ma c'era nello stesso replay si è visto Di Maggio che prendeva la pece con un rapace come Radovci. Questa poi sono due molto amici, si sfotteranno sicuramente alla prima occasione. Qui ancora una penetrazione di Chistè, 7 metri. Dunque Paolo Silva dalla linea dei 7 metri, di nuovo siamo 14-14, adesso 15-14 per Bressano, ritmi un po' più lenti in questo secondo tempo. Sta subendo troppe azioni verso l'esterno Bolzano, anche perché in zona centrale il Bressano ha tantissima difficoltà ad attaccare. Deve metterci riparo, ha cambiato anche difensore Fusina ma non c'è riuscito a... Qui si lamentano che poteva essere un 7 metri da parte del su Innerebner. Attacco da parte di Turković. Sporcic, attenzione a Turković. Gaeta, Sporcic nell'angolo per Radovcic. Qui un 7 metri, più che altro perché grande iniziativa da parte di Radovci, anche lui molto più, prende molte iniziative, perché eccolo Opalic è andata a chiudere, però aveva il piede dentro 6 metri, ecco il motivo del 7 metri da parte di Turković. Turković contro, ne ha messa a segno già 4 Turković di 7 metri. Pescador che sostituisce San Paolo. Sì, prova a cambiare. Portiere delle giovanili del Bressano. Turković, naturalmente io ringrazio come sempre anche il capo ufficio stampa della federazione, Matteo Aldamonte, che ci accompagna in queste dirette. Un supporto assolutamente importante. Chistè dal lago, Chistè, intanto c'è il tiro di punizione. È stato importante per il Bolzano anche il rientro di Innerebner, soprattutto in difesa,
ha messo un sigillo, lui grandissimo difensore, sta mettendo a freno la rete, Chiste. Alessandrini è ancora Chiste. Buona partita la sua, sicuramente tra i migliori. Terza rete, ha preso in questo secondo tempo, prima rete per lui, 2-7 metri procurati, grandissima presenza da parte sua in questa partita. Sporcic, Gaeta, deve recuperare una rete Bolzano, Gaeta dentro per Inerebener. Eccolo qua, anche in attacco Inerebener si fa sentire con l'ottimo assist da parte di Felipe Gaeta. Per entrare in contatto con noi in diretta, chiocciola Rai Sport Web, hashtag pallamano. Potete dire la vostra. Turković contro San Paolo. Non sbaglia. Eccolo l'indirizzo. Utilizzatelo perché insomma certamente è una gara interessante. Tanti gli spunti e anche le riflessioni per un confronto che sarà lungo fino alla gara di ritorno prevista poi tra due sabati dal lago. Nel frattempo ci sono state due novità. Va Paolo Silva che viene fermato da Inerebre. Andergassen sostituito Jurina e la difesa del Bolzano che è passata a una 5-1 con Inerebner assoluto protagonista in difesa, due stoppate su Da Silva. Chiste Di Maggio dal lago, va lui alla ancora Murato. Ancora Murato si è saltato Inerebner, grande difesa Di Maggio, un sottomano, vogliono i due minuti su sì. Sporcic per vediamo se molto arrabbiato Domenech se ha portato la gamba su per murare i due minuti perché è volontario. Adesso c'è ancora Chiste, grande, è la rete di Chiste. Tanto Andrea Cioni ha avuto il suo da fare per fermare la rabbia di Domenic, mentre rivediamo ancora chi sta. Difesa ingenua, si è fatto sorprendere. Domenic su. Non si ferma più rispetto alla coppia arbitrale, sta rischiando anche qualcosa ora. Turković, Radovcic, Turković, poi va Gaeta, Murata la sua conclusione, no. Recupera lo stesso Gaeta, Inerebner. Non si capivano. San Paolo aveva pallone, ma fatto un brutto lancio, però Inerebner non è riuscito a trattenere la palla, molto importante. E adesso è ancora Pressano per attaccare sul per il più 2, ma ha avuto tantissime difficoltà in attacco con la difesa sorretta da Inerebner. È solo Chiste che sta veramente giocando una partita incredibile. Attenzione intanto ad Alessandrini. 7 metri perché Inerebner, a detta degli arbitri, era dentro l'area a fermare. Se sì, effettivamente è un metro dentro. 7 metri ci sono tutti. Dunque ancora possibilità per il Pressano, sempre con Paolo Silva, dai 7 metri contro Andergassen. Risultato che vede in avanti i giallonini di una rete, quindi qui possibilità di andare a più 2. Rete, sbaglia ancora Paolo Silva da quella linea. 3 su 3 per lui dai 7 metri. Turković, Radovcic. Birker. Va Turković. Questa è la San sua posizione. Paolo. Non so se ha preso il palo. Si è alzato molto bene Turković. Vediamo. Il palo ha dato una mano a San Paolo. A Valerio San Paolo. Più 2. Adesso altra possibilità per il Pressano di andare ancora avanti a più 3. Sembra riproporsi un po' quello che era successo nel corso dei primi 30 minuti. Paolo Silva, Giongo, Chiste, va alla conclusione. Andergassen ha parato, adesso è 3 contro 2 con Pirker che va da solo. Rete. Appoggia il pallone lì, è nervoso qui adesso Pirker per il contatto con San Paolo. Possiamo rivedere grazie a questo replay che ci fornisce
dalla regia Francesca Portinari. Intanto dall'altra parte il Pressano che conquista questo tiro di punizione, più uno per i gialloneri. Giongo, Chiste, Dal Lago, Paolo Silva carica, queste sono le sue reti. Nulla da fare per Undergassen, rivediamo, va a togliere proprio la ragnatela, vedete. Questa è stata una gran rete di Silva, questo secondo tempo, quarta rete per lui, anche se 3 su 7 metri, però è a tutt'altra presenza. Paolo da Silva, portoghese. Si avvicina Pirker dentro e poi da dietro Innerebner prova da terra, rovesciato la porta di San Paolo. Rivediamo qui, bel gesto tecnico, merita di essere rivisto. Giongo, Chiste, Dal Lago, Chiste molto attivo sempre, trova un'altra penetrazione, un fallo fermato da Gaeta. È una gara nella quale Pressano sta mettendo sul terreno di gioco tutto l'orgoglio possibile e anche tutta la forza fisica per riuscire in qualche modo a portare a casa questa partita e poi presentarsi al Palagasteiner almeno con un vantaggio di una vittoria. Chiaramente non è di questa opinione Fusina, che insomma sta chiedendo ai suoi maggiore attenzione, vuole vincere qui. C'è ancora abbastanza da giocare, siamo alla metà di fatto quasi della ripresa con i gialloneri, il Pressano che è avanti di una rete 19-18, si riprende proprio dal Pressano. Giongo, Paolo Silva, Chiste, la punta della difesa del Bolzano è sempre Radovcic. Qui Chiste, c'è stato il fallo, non sfondamento. Fusina passeggia davanti alla panchina, viene ammonito per aver detto qualcosa. Ma secondo me la decisione arbitrale è stata giusta, perché prima di andare in contatto con il corpo di Sporcic, Sporcic aveva fatto fallo sul braccio di tiro da parte di Chiste, quindi tutto sommato una decisione giusta. Chiaro Alessandrini. Che... Dal Lago, rete! Dal Lago! Molto importante questa rete. Seconda rete per lui nel secondo tempo, terza totale. Ricordiamo che Dal Lago sta giocando con 2 minuti di esclusione temporanea sulle spalle. Due volte due minuti, sì. Esatto, e chiaramente insomma un po' condizionato in difesa lo è. Tant'è vero che Dumunic lo cambia. Sì. Sporcic, Turkovic, Pirker, va lui, San Paolo. Buona la parata di San Paolo, seconda parata nel secondo tempo, ne aveva fatte molte di più nel primo. A questa Pirker, Sporcic, si fa vedere Turkovic, poi ancora il tentativo. Opalic, pallone, sta serrando le file la coppiata Opalic da Silva, ma anche Alessandrini, un bel trio in difesa. Zona centrale, difficile che si passi. Turkovic, Innerebner vorrebbe il fallo. Di Maggio è da solo con Undergassen, che Jurina che è rientrato, che chiude tutto. Bella la parata di Jurina proprio sul suo lato. E qua rivediamo la gran parata di Jurina. Sì. È rientrato proprio nel momento giusto per la sua squadra. Dal Lago, tutto da rifare. Dal Lago, Bolognani, Di Maggio. Di Maggio per ancora Bolognani, perde il pallone, l'ha recuperato Gaeta, se ne può andare Radovcic. Dal Lago su di lui, deve stare attento. Radovcic, grande, che spettacolo, gran palla sopra la testa a San Paolo che non si aspettava.
Questa è una gran giocata da parte di Demis, ha evitato il fallo di Dallago e poi gliel'ha messa morbida sopra la testa. Dallago qui, ma la classe di Denis Radovcic ha trovato una coordinazione fantastica in corsa. Dallago, e qui sono 2 minuti. Alessandrini, 2 minuti per Inner Ebner. Giusto. 20 a 19 per Pressano, che ora ha superiorità numerica e può andare al tiro dai 7 metri. Anzi, al tiro di punizione, ma può restare in attacco. 9 metri per Pressano, che adesso attacca in superiorità numerica con Bolognani al posto di Chistè. Ha fatto tirare il fiato a Chistè, che ha fatto una grandissima partita fin qui. Dallago, Paolo Silva, Dallago, Bolognani, sfondamento. Questa volta è stato grandissimo Demis. Ma qua fanno lo stesso attacco, non riescono a capire che Demis va sempre in anticipo e buttare palla sempre a Di Maggio. È in inferiorità il Bolzano in questa azione d'attacco per provare a pareggiare. Sforcic, Sforcic viene fermato in questa maniera e adesso la possibilità per Turković. Attenzione a Gaeta. Gaeta che viene fermato in maniera fallosa da Giongo. Time out per gli arbitri per permettere anche di asciugare il campo, mentre qui abbiamo rivisto il contatto tra i due, tra Gaeta e Giongo. E mentre si sta asciugando il campo, adesso Francesca Portinari ci fa vedere questa particolarità della maglietta di fatto tolta a Inner Ebner, anche se quei 2 minuti li ha presi proprio Inner Ebner. Sì, erano in due a strattonarsi Alessandrini e Inner Ebner. Dopo, nel momento in cui ha preso la palla Alessandrini, è stata quella decisiva che ha costretto l'arbitro a dare 2 minuti a Inner Ebner. Time out. Fusina. Sentiamo Bolzano. Non voglio prendere gol in contropiede. Subito dopo aver tirato non voglio prendere gol in contropiede. Ok? Quindi uno va a tirare, gli altri già torniamo in contropiede. Va bene? Dai, andiamo. Oh, prendiamo quello. Dennis per lungo, incontriamo fuori. Qui giochiamo a lungo. Va bene, Dennis. L'attacco lo facciamo dalla mia parte, scalo io per te. Ok? Concentrato, ora non dobbiamo subire i gol, difesa. Ale, concentrato tu tra primo e secondo. Bene, abbiamo sentito Franco Chionti. Da una parte non si deve subire gol in difesa, dall'altra non si deve subire gol in contropiede, praticamente tutto concentrato in questo settore nevralgico del campo. Attacco del Bolzano, dove il Pressano praticamente attacca molto meglio, nel senso che difende bene e poi è fortissimo in contropiede. Sforcic, sale lui, ancora Turković dentro. Eccolo qua. Il tentativo di Pirker, recuperato però Pressano, che se ne va con Giongo. Giongo dentro per Bolognani. Fuori. Non trova la porta, in superiorità numerica. Non riesce a trovare la rete Pressano, dall'altra parte Bolzano con Gaeta a cercare Turković, si ragiona adesso. Ricordiamo che in superiorità numerica il Pressano ha buttato via una grandissima occasione. Ecco che è pronto Chistè a riprendere il posto di Bolognani. Gaeta per Sforcic, Gaeta si avvicina all'area, dietro c'è Turković, ancora Sforcic attaccato da Bolognani. Ecco che Inner Ebner è pronto a rientrare al completo le squadre. È un Bolzano che grande giocata, giocare in parità numerica. Sì, l'idea per Pirker. Gran giocata di Gaeta. Parità 20 a 20. Scavalca Giongo e serve un assist fantastico per Pirker, che questa volta non sbaglia. Di nuovo perfetta parità.
Naturalmente questo risultato sta bene al Bolzano. Dal lago la traversa, ha avuto un'ottima idea, ha preso in contropiede Turković che non si aspettava il tiro improvviso. Peccato per Dal lago che ha preso la traversa, non ha avuto gli effetti sperati. Turković, Sporcic chiama lo schema. Radovčić, naturalmente sarà importante anche capire la condizione fisica delle due squadre. Grande recupero da parte di Maggio con Giongo, se ne va da solo. Ripi, 21-20, questa è certamente l'arma migliore di Bressano, questa velocità. Tutte le volte che il Bolzano ha la possibilità, a parte che aveva impattato, poteva andare in vantaggio, è stato Di Maggio a recuperare un pallone e, come avevamo detto prima, in contropiede fa male e c'è bisogno di questo San Paolo continua a parare, a chiudere la propria porta, questa volta su Gaeta, e quindi si resta sul 21-20 per il Bressano che ora è in attacco. Vi ricordo il Twitter @RaiSportWeb, hashtag palla a mano, entrate in contatto in diretta qui dal Palala Bis per questa gara semifinale di andata del campionato italiano di pallamano maschile. Viene fermato sì. Alessandrini. Sì, il fallo ci poteva stare, anche se fischiato un po' in ritardo. Alessandrini si erano costruiti una buona azione. Di Maggio. Time out. L'intervento Dumnic. Per il time out di Dumnic, naturalmente se volete anche chiedere qualcosa del privato di Franco Chioncio, anche domande o no, meglio di no, dipende. Sentiamo Dumnic. Dieci minuti, ragazzi. Facciamo di nuovo Walter con Alessandrini. Ale, qui e vai largo. Dove Ale? Walter per te. Walter, non devi passare la palla, devi aspettare che lui riceve la palla qui, con calma qui, e qui Dal lago ha molto spazio, uno contro uno solo. Ale, tu non devi andare qui, devi andare fra primo e secondo, così lui ha molto spazio di giocare uno contro uno sul terzo in difesa. Lui è stanco, se riusciamo a fare il cambio, Damir, lui, Ale, rimani 5-1 difesa, Damir, Alessandrini, Damir, Paolo qui, Alessandrini lì, Walter con Dal lago e Adriano. Paolo qui secondo in difesa. Mi devo incrociare io. Se riusciamo, gioca. No, dai, Franco, sulla parte. Va bene, vai tu lì. Alessandrini qui, va bene. Abbiamo sentito ancora Dumnic. Sì, soprattutto l'azione precedente dove avevano fatto un'ottima combinazione. Ha detto ad Alessandrini di non bloccare sul secondo in difesa, ma sul primo, in modo da far attaccare Dal lago con più metraggio. Eccolo che la ripropongono. Però si è accentuato un po' troppo Dal lago verso il centro. Viene fermato Paolo Silva. In attacco sempre Bressano, una rete di vantaggio Dal lago. Infrazione di passi, riparte subito Bolzano, Sporcic se ne va a centrale, arriva Gaeta a rimorchio, l'assist per Inner Ebner, l'errore però di Maggio, ancora Di Maggio, un contropiede, ancora Iurina, incredibile quello che ha parato qui, però Di Maggio è andato a tirare nella stessa posizione, sempre allargandosi, potrebbe... Ma bello l'intervento. Beh, sì, Iurina nulla da dire. Ha alzato le braccia e si è ritrovato il pallone, ha cercato di fare il possibile ed è riuscito a bloccare. Poi a 8 minuti dalla fine cominciano a essere decisive le parate, soprattutto a livello psicologico. Turković non trova la porta, trova il fallo. Sì, c'era nel momento del tiro, è stato, eccolo qua, è Opalić che lo spinge fuori. Ancora un attacco per provare a pareggiare da parte dei campioni d'Italia. Gara molto molto equilibrata in questo secondo tempo, di sicuro il ritmo è calato. Però sempre interessante il match. Adesso probabilmente
nei giocatori ci può essere anche un po' di ragionamento rispetto alla prossima gara. Ma adesso no, non credo. Questa è molto importante, questa partita da vincere per tutte e due le squadre, anche perché a livello psicologico poi ti presenti in una maniera migliore. Adesso c'è stato un cambio di tattico tra virgolette da parte di Fusina, ha messo Widman, terzino, Turkovic spostato a terzino destro con Pirker all'ala, quindi vuole dare più profondità con Turkovic, che è molto molto abile a andare l'uno contro uno e cercare di servire Pirker dalla parte esterna all'ala destra. Mentre c'è stato un cambio anche adesso in difesa, pressava, è rientrato dal lago, è uscito Paolo Silva, pronto Bolzano, c'è cioè Rebner, Widman vicino a lui, Turkovic, Pirker, Widman. È stato bravo, secondo me è una mossa giusta da parte di Dumic prendere Sporcic, perché dall'altra parte non c'è un mancino terzino, quindi hanno difficoltà ad attaccare. Però adesso la parata di San Paolo ancora su Rebner. In Rebner troppo spazio dietro le difese, praticamente ha potuto correre tranquillamente, però è stato grande San Paolo come era stato prima Jurina. Attacco di Sporcic con pallone nell'angolo, c'è Pirker, è un Bolzano che insomma vuole vendere cara la pelle per quanto riguarda lo scudetto, ultimi due i suoi, il primo con Miloš sulla panchina. A proposito, un saluto al vecchio allenatore di Bolzano che sicuramente sarà davanti al televisore, qui la rete proprio è della di sua vecchia squadra di Pirker. E parte poi esterna. Lo scudetto lo scorso anno, il primo con la guida di Fusina. 21-21, no, non ci si discosta da qui, da un equilibrio assoluto. Stesso indirizzo del primo tempo, dove il parziale è stato 12 pari, praticamente quasi. Fermata! Questo è stato bravo Radovic a prendere palla, però se la palla era a terra non poteva. Non so se la regia ce la può riproporre, una chicca. L'ultima azione, sì. Radovic, Sporcic. Ancora Sporcic, Radovic, Widman, Turkovic. Sporcic, Turkovic, dentro per Radovic, ha trovato la conclusione dalla posizione di pivot. Massimiliano Bartoli ci chiede se San Paolo ricomincia a parare, forse il Bressano può farcela, altrimenti la vedo dura. Eh sì, è alla decima parata San Paolo, è chiaro che la difesa comincia a tirare il fiato da parte del Bressano, l'attacco del Bolzano comincia ad essere più pungente, ma comunque anche Jurina si è comportato bene, 8 parate per lui. Cioè, intanto il campo che viene messo a posto, qui intanto rivediamo l'azione su Radovic, molto bravo a trovare la conclusione nonostante un equilibrio non perfetto. Meno di 5 minuti, 21-21, che finale che si annuncia. Sporcic, Widman, adesso è andato Sporcic la parte destra cercare di, oltre a servire Pirker, anche a fare qualche assist ai due pivot. Sporcic riparte, c'è stato il fallo. Eh sì, il fallo c'era, però c'è stata un'indecisione del fischio arbitrale. Comunque la decisione è giusta, perché il fallo su Sporcic. Resta a terra Sporcic, gioco che è stato fermato molte volte in questo secondo tempo. Eccolo qua, è il fallo di Opalic. Netto. 21-21, sempre perfetta parità al Palavis. Beh, l'importante è che hanno preso la decisione giusta. Dunque si ripartirà da Bolzano in attacco.
Ancora qualche problema sul parquet, adesso si riprenderà con i campioni d'Italia il tiro di punizione. E Silva, Radovcic. E Silva è un bel po' che è in panca, certo che ha bisogno di tutti gli effettivi, soprattutto di Silva, attacco e difesa, per cercare di 7 metri molto importante in preso Rebner. Da Inner Ebner, che praticamente sì, Chistè è stato lasciato completamente libero contro Inner Ebner, che è molto più prestante.